Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Allora, come vedete non ho messo un rossetto strong, scuro, ma ho messo questo qua di NYX che mi è stato dato all'evento, che è Shocking Pink, è un fucsia. Ora, io non ho rossetti fucsia, però secondo voi come mi sta? Perché secondo me mi sta bene, ora non lo so, voglio sapere anche il vostro parere. Tra l'altro poi ho messo sulla matita blu, che io in questo periodo sto amando, sto realizzando tantissimi trucchi con la matita blu. E niente, ora mi si sta spostando il septum, cioè finto. Comunque, come leggete dal titolo, questa volta vi voglio parlare della mia high routine, quindi prodottini che sto usando in questo periodo. Alcuni sono proprio dei veri test, infatti alcuni sono prodotti del Cosmoprof che devo ancora terminare, ragazze. Mi hanno riempito di campioncini e prodotti e io non riesco proprio a finirli, quindi ci sto mettendo veramente tantissimo perché siamo a luglio, che poi, a parte che siamo a luglio, però sembra novembre perché tipo stamattina venuto giù il mondo, vento forte, io tipo avevo pantaloncini corti, poi mi sono detta ma sì, li mettiti i pantaloni lunghi, faceva un ghiaccio, vi giuro, erano 16 gradi e il giorno prima erano 38 gradi, un sbalzo termico, uno sbalzo termico pazzesco, scusate ma io non so se il mio septum si sta muovendo, no, è finto, ripeto, è finto. Allora, partiamo con il primo prodottino che uso sempre, 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 che è questo qui di Villa Borghini, che è un sierola cheratina, un riparatore cheratininico. E infatti, tipo, è già quasi finito perché lo sto veramente amando alla follia. Proprio vedo che le mie punte stanno veramente meglio perché tenete conto che io ero una di quelle che si piastrava il giorno, che si piastrava tutti i giorni i capelli e adesso mi sto disintossicando. E quindi questo qui mi aiuta un pochettino. Poi comunque è una sforbiciata di punte, ce la do sempre per... Avevo la memoria piena e quindi ho dovuto fare il cambio. Comunque stavo dicendo, questo prodottino qua io lo sto amando in questo periodo. Infatti appena terminerà del tutto spero veramente di ricomprarlo. Ne avevo già provati alcuni sieri per la cheratina e anche della L'Oreal, però non mi piacevano come ince. Invece questo mi piace abbastanza. L'odore non è gradevole, però il suo lavoro lo fa. Come shampoo uso sempre della Villa Borghini, ora non è questo, ma quello liscio perché tipo, è terminato e quindi l'ho dovuto buttare via. E quello lì, ragazze, insieme a un altro prodottino che poi vi faccio vedere dopo, mi fa veramente i capelli lisci, quindi non devo accendere la piastra, non devo accendere nulla per avere i capelli lisci. Come altro shampoo uso questo qua, che questo invece me l'hanno dato i miei parenti perché hanno un'azienda di prodotti per capelli, se così, unghie e tutto. E tra l'altro lì in quel posto c'era andata a fare Nicole un incontro, io non lo sapevo, cioè, l'ho scoperto dopo anni. Comunque uso questo qua che è uno shampoo neutro per i capelli normali e lavaggi frequenti perché io i capelli me li lavo, se tutto va bene, 2 volte a settimana, se proprio proprio 3 volte a settimana. E questo mi aiuta tantissimo. Infatti tipo io questo lo usavo, cioè lo uso da sempre, da quando tipo sono andata in quel negozio perché mi hanno detto guarda, dato che ti lavi spesso i capelli e usi anche la piastra, questo qua fa il combo perfetto. Infatti è davvero buono, infatti è tipo è uno shampoo professionale, quindi è molto, poi è molto potente, cioè è molto buono e io lo consiglio se riuscite a trovarlo. Poi, come balsamo, in questo periodo sto usando, diciamo, balsamo, crema, sto usando questa crema rigenerante qua della Mil all'olio di cocco e serve per ammorbidire i capelli e per i capelli medio lunghi, quindi come i miei. Ora, scusate, ma c'ho qualcosa in un occhio che mi dà fastidio. E sono quasi a fine, tipo, ora voi non so se riuscite a vedere, comunque è quasi a fine. Mi piace tantissimo la profumazione perché sa proprio di cocco. Infatti, tipo, io non vedo l'ora di finirlo perché voglio usufruire di questo barattolone per metterci tutti i washi tape che non ho un contenitore. E questo qua, che dire? Allora, all'inizio non mi trovo bene perché mi causava una dermatite, non so come si dice così, comunque della pelle morta qui all'attaccatura dei capelli. E io pensavo fosse questo, quindi l'avevo interrotto.
Però poi provando un altro prodotto, cioè continuando a usare un altro prodottino che era uno shampoo della Garnier, ho scoperto che era quello e quindi adesso ho ripreso a riprendere questa crema qua che mi piace veramente tantissimo perché me li ammorbidisce, cioè proprio non esistono più i nodi, quindi è veramente fantastica. Poi come altro prodottino, sempre della Villa Borghini, è questo spray extra liscio brillante di estrema tenuta. Allora, anche questo qui è veramente fantastico ed è insieme allo shampoo della linea il top, cioè proprio il top. Infatti anche oggi sono un pochino più lisci perché ho spruzzato anche questo qua che il packaging, come avete visto, è fantastico. L'unica cosa è che unge un pochettino troppo, però il suo lavoro lo fa. Poi, come oli, quindi oli d'argan e tutto, c'ho due combo. Anche qui alterno. Allora, diciamo che come prodotto top che io consiglio, questo qua di olio d'argan, perché mi piace veramente tantissimo. È un bel boccettone, questo l'avete visto, me l'ha dato al Cosmo, però che contiene, oh, dove è scritto? Non c'è scritto, ecco, 250 ml, quindi per finirlo mi ci vorranno anni, perché ne basta veramente poco, come sapete, proprio due goccioline e poi massaggiate così per cosare il calore, insomma, e poi ve lo mettete sulle punte. E questo qui, ragazzi, ha una profumazione veramente tipo indiana, arabica si dice. Comunque dell'est, infatti è fatto in Israele, sì, in Israele. Quest'altro invece mi piace un po' meno perché è molto oleoso rispetto a questo e faccio fatica a stenderlo sulle punte perché rimane, infatti questo qua me lo sono applicato anche appena mi sono lavata i capelli e tuttora sento questa cosa di unto e non mi piace per niente. E questo qua contiene poi come ultimo prodottino invece uso questo spray qua che è una maschera istantanea della Nashi Argan che io sto amando alla follia questo brand. Infatti ce l'ho solo a Firenze e spero di andarci a comprare qualche cosina. Ora io non so se ho il rossetto fra denti. Comunque è un brand veramente, veramente wow. E mi piace tantissimo anche qui la profumazione perché sono profumazioni delicate. I prodottini sono gli unici che mi piacciono di più per quanto riguarda la profumazione. Per quanto riguarda il prodotto in sé, cosa fa e tutto, è abbastanza buono. Infatti, tipo, me lo sto lasciando il più possibile perché questo voglio portarmelo in vacanza. Perché tra un mese io sarò già in vacanza, perché sarà già Ferragosto, e quindi ho bisogno tantissimo al mare di idratare i miei capelli. Perché la cosa negativa dei miei capelli è che non sopportano il sale del mare, è una cosa che diventano crespi e non li riesco a pettinare, poi veramente io vi giuro piango quando mi devo pettinare i capelli al mare. E infatti tipo al mare non faccio mai quasi il bagno, cioè se lo faccio mi faccio un cipollotto e basta. Quindi ragazze, io vi ho fatto vedere tutti i prodottini per la mia hair routine, fatemi sapere giù nei commentini se avete provato alcuni di questi prodottini, se volete consigliarmi i prodottini che vi giuro, cioè mi fate veramente felice. Se il video vi è piaciuto, cosa dovete fare? Mettere tanti 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 like. Fatemi sapere inoltre cosa volete vedere di video, perché io ho bisogno di fare video. Cioè, sono invogliata a fare video, però voglio sentire anche i vostri pareri, quindi i vlog ci saranno. Fatemi sapere un po' voi che video vi vorreste vedere. E niente, vi mando bacioni, vi mando dei grassi grossi. Vi mando dei grassi grossi bacioni. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! L'altra domanda di Steffi è sul mio profilo che vi lascio qui sotto. Mi chiede: avresti preferito aprire il canale YouTube qualche anno prima o qualche.